adesso è il Ruju che tifa per il Celtic. No, no, per la Juve, per la Juve. Sportiva. Ah, per la Juve? Per la Juve, certo. Va bene, c'è al contrario la sciarpa, ecco, abbiamo anche le cornamuse. Sono partiti, forza ragazzi, dai! Rimessa laterale per il Celtic, fai la cronaca invece di fare il pirla. No, la Juve! Una sola, vai al portiere! Le cornamuse in testa te le devi mettere. Grandissimo gol della Juve dopo tre minuti al primo affondo. La Juve, allora c'è un lancio in profondità di Peluso, scatta malissimo il fuori gioco, non è gol di Matri, ma è gol di Marchisio. Benissimo, allora la palla viene tolta, secondo me non era gol. E poi Marchisio, bene, ve lo faccio vedere. Allora, scatta malissimo il fuorigioco del Celtic. Perché scatta male? È gol di Matri, è dentro di tanto così. Era dentro, ma nulla in confronto a Montari. Allora, chi allora se ne frega di Montari? Praticamente la difesa, buoni, grazie. La difesa del Celtic sale, ma non porta avanti il giocatore qui la linea del fuorigioco. Qui c'è un lancio in profondità con Matri che viene tenuto in gioco e che scatta. Celtic reclama Matri, un rigore. Esce il portiere, fate attenzione. Come e Matri con la punta del piede sospinge il pallone. Lo sospinge piano piano, il pallone sembra entrare in porta. Arriva la disperata, un difensore del Celtic che lo ricaccia fuori, ma mi dicono la palla era completamente entrata. Comunque lo manda fuori come può, a sua volta con la punta del piede. Arriva come un avvoltoio qui Marchisio che scaraventa il pallone sotto la traversa. E infatti, quindi, nemmeno lì ce l'avevano dato, eh. Infatti il gol è assegnato a Marchisio. Matri l'ho visto andare verso il cosiddetto addizionale, dicendogli la palla è entrata, l'addizionale dice di no, vedi, dice poi, di no, e questo qua, questo qua che dice tanto che noi nulla, abbiamo gli amici, no, nulla, guardalo qua. Siamo 2-0. Ha smentito la clamorosa smentita in diretta. Giacobelli. No, questo è Hooper. Hooper, sì, va bene. Allora, venite. Che cos'è? Avete sentito Raimondi che è lì allo stadio, il pubblico si è imbufalito, perché nell'area piccola della Juventus, sui calci d'angolo, c'è Hooper, scusa, ha sbagliato. Vedi, uccello, questa battuta riso. C'è Hooper, c'è un giocatore di rugby che si chiama cosa Hooper vuole fare? Ha messo le scarpe con i tacchetti. Tu fai Buffon? Ma non so, quelle del 1930. Non ne frega niente a nessuno. Tu poi buffone. Voglio dire, rispetto a lui posso essere vestito. Vabbè, lui. Ma questo è vero. Dopo sci, con il Monboot. Allora, voglio tu dire, fai Buffon? Hooper, no, io posso essere Buffon. Praticamente, Hooper vuole andare. No, aspetta che dobbiamo spiegarlo un attimo. Hooper la porta? Vuole andare. La porta, io sono Buffon, la porta ce l'ho qui dietro. E allora dobbiamo stare qua. Hooper vuole andare addosso a Buffon per infastidirlo. Lichtsteiner si mette in mezzo. Cosa fanno i due? Ecco, no, ma poi fanno faccia contro faccia, muso contro muso. Le braccia, no, dovete andare muso contro muso. Andate di petto. Così continua. Come pungi? Come pungi? Addirittura tutti e due roteando. Attenti che vi fate male. Roteando dentro la porta e attenti che mi batte male. Ecco, te costo. Questa situazione. Dai, no, però o gli dici calmarsi. O lo calmi. Non devi alzare la gonna, il kilt, scusa. Non devi alzare il kilt di Ruju. Tu non devi alzare il kilt di Ruju. Dottor Godin ti invoglia proprio. Io ti chiedo una cosa. O calmi le sue pulsioni, io mi ricordo. Ma che pulsioni? Posso sculacciarlo? Grande, chi vuoi sculacciare? No, non è corretto. Allora, una bella sculacciatina. Si veste così. Allora, il gol della Juventus che definitivamente ammazza il Celtic. È un bel contropiede. Matri fa da sponda per Marchisio,
che con un dribbling a rientrare fa fuori un avversario e poi segna. Bravo Matri, bravo Marchisio, letali sempre dobbiamo dire in questa partita. Allora, praticamente c'è, ma è andato fuori tempo. Guardate, esatto. C'è un servizio qui in direzione esatto. di Matri. Matri al volo con la punta del piede fa proseguire Marchisio. Marchisio entra in area, viene raggiunto un difensore, dribbling a rientrare, lo fa fuori e da questa distanza diagonale e palla che si insacca ecco. qui. Nulla da fare per il portiere che devia appena, ma nulla può. E il calcio britannico non è molto ben visto chi gioca come la Juve questa sera. Sì. Allora per una sorta di protesta simpatica, scherzosa, con la Juve in possesso di palla, alcuni tifosi del Celtic, un gruppo, hanno dato le spalle al campo. Ma no, loro ma questa è un'interpretazione. Loro, così. Loro fanno il tifo sempre girati e saltando. Ma chi? Cosa stai dicendo? Ma guarda i filmati. Era il cerchio Celtic. Ma dai, è una protesta contro la Juve non gioca, non è vero. Ha ragione Marcello. Ma informatevi, per favore. Attenta la Juve. Anzi, si informi lui che fa la Juve che ha giocato. Su una tre quarti riusciamo ancora con Marchisio per Murico. Mettiamoci di spalle, mettiamoci di spalle. Questo ragazzi, te lo scagliamo tre, Fabio. Tre, allora adesso dov'è lui? Dove è andato lui? Lui ha buttato via il kit della Colombo. Si sta spogliando, non so se stiamo togliendo. Eccolo qui, si sta rimettendo i pantaloni, segno di protesta. Terzo gol della Juve, crolla miseramente il Celtic. 40 anni che ma non perché hai scusato? Ecco, e giustamente Franco Pobis dopo 40 anni. 40 anni. Oddio, un tappo, ecco. Allora, e Vucinic questa volta perde palla il Celtic qui, la Juventus lo recupera, si presenta al limite dell'area di rigore, passaggio per Vucinic che entra e non ha difficoltà in diagonale 3-0, ma di cosa abbiamo parlato? Fino... Un bel colpo nel carro. Ed è finita. Intanto finisce. Ed è finita. Complimenti alla Juve. Mi scrivono dalla regia, al momento Raimondi è in un casino pazzesco.